Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Terminata allo Stadio Grande Torino, la partita tra Torino e Atalanta, 3-0 risultato finale. Faccio i complimenti ai cugini perché oggi hanno fatto una grande partita. Primi 15 minuti, ragazzi veramente noiosi. Poi piano piano la partita ha iniziato a prendere una direzione importante. Io vi dico la verità, per come erano andati appunto i primi 15 minuti non avrei mai pensato che la partita potesse terminare con un gap, con un distacco così grande tra le due squadre. Invece è giusto, è giusto. L'Atalanta di fatto non ha creato nulla. L'azione più pericolosa è stato un tiro deviato su cui Milinkovic è stato attento e si è opposto con attenzione. Però per il resto nulla, è stata la squadra di Juric a tenere il pallino del gioco, a essere sempre pericolosa, avere quella sensazione di poter sempre fare un gol in più. Cioè io durante la partita non ho mai avuto la sensazione che l'Atalanta potesse fare gol. E questo per una squadra come l'Atalanta, una squadra che è sempre stata comunque una macchina da gol, non è un bel segnale, eh? Perché se io avessi dovuto scommettere tra le due, ad ogni azione avrei scommesso su un possibile gol del Torino, quando attaccava con Vlasic, quando si riusciva a trovare Zapata. Oggi la Dea ci ha capito nulla, ragazzi, non ci ha capito nulla e non ha neanche avuto una risposta d'orgoglio, e questo a mio avviso è preoccupante, ma io credo che Gaspar abbia anche delle colpe. Perché viene sempre esaltato il Gasp per il gioco offensivo, che questo, che quest'altro. Però, ragazzi, io non capisco perché certi allenatori, anche d'esperienza come Gasperini, facciano, a mio avviso, un errore, ovvero fissarsi con una metodologia di gioco e boom, andare avanti con quella. Perché secondo me, in base all'avversario che hai, devi anche saperti adattare. Mettere Scalvini a uomo su Zapata. Ma ragazzi, ma c'è una differenza fisica mostruosa. Se Zapata in giornata se lo mangia Scalvini fisicamente. Infatti, pochi minuti e Scalvini si è preso un giallo. Ha giocato tutta la partita condizionato, ha fatto un grande intervento in scivolata, rischiando di procurare fallo da rigore, che poi ha regalato al Toro nel secondo tempo, ai danni di Buongiorno. Però, ragazzi, marcare Lukaku, marcare Zapata, se stanno bene, è una cosa. Marcare giocatori magari fisicamente come Sanabria è un'altra. Cioè, su Zapata devi sempre giocare d'anticipo, ma se Zapata prende posizione non lo sposterà mai Scalvini, ma mai nella vita. E secondo me, oggi la scelta del Gasp ha messo in difficoltà il suo difensore. Però io non sento mai parlare di questo. Cioè, secondo me è sbagliato, secondo me è sbagliato. Secondo me è veramente un errore grave questo qui. Poi possiamo dire che l'Atalanta è stata molto imprecisa, che il Torino arrivava prima sui palloni, oggi sembrava stare molto meglio in campo. Però secondo me il Gasp ha sottovalutato veramente tanto Duván Zapata. Ed è un suo ex giocatore, dovrebbe conoscerlo molto bene. Ed è stato punito. E per me Zapata è stato il migliore in campo a mani bassissime, ma non solo per i gol, ma anche per come ha giocato. Secondo migliore in campo, a mio avviso, Vlasic, ottima partita la sua. Mi è spiaciuto, vi dico la verità, che il rigore l'abbia tirato Sanabria, perché oggi Zapata avrebbe rischiato di fatto di poter fare tripletta. È un peccato, però anche lì Sanabria si va a prendere il pallone e Zapata, senza fare storie, comunque glielo lascia. Però a me sarebbe piaciuto che lo tirasse appunto Zapata, uno per la partita che stava facendo e due perché comunque ha bisogno di trovare gol. E vi immaginate comunque cosa sarebbe significato per lui una tripletta contro l'Atalanta? Secondo me avrebbe avuto un certo peso, certo, due gol hanno un peso, ma tre sarebbe stato proprio pesante, ragazzi. E quindi i complimenti al Torino vanno tutti, ma delle critiche vanno fatte all'Atalanta. Poi sento Gasperini nel post partita andarci giù pesante dicendo che vuole parlare con la società, che vuole un confronto.
Gasperini che si lamentava anche degli infortuni, ma poi la cosa che ha detto è che bisogna capire su che giocatori puntare, quindi di fatto ha puntato il dito su alcuni giocatori senza fare i nomi, come a dire che ci sono dei giocatori che non ce la mettono tutta, non stanno remando nella stessa direzione dell'allenatore, dei compagni, e questo è molto preoccupante, ma è molto preoccupante. E quindi allora Gasperini deve fare anche delle scelte forti, deve mandare dei chiari segnali, se è così, deve mandare dei messaggi importanti alla squadra. Sono molto curioso di vedere la Dea nel weekend, ma molto curioso di vederla. Perché poi cosa succede? Se la Dea dovesse vincere, allora cosa succede? Tutto risolto, è tutto passato? Perché Gasperini ha un po' questo vizio di andare a piangere, mugugnare quando perde e basta. Quindi una volta, ricordate, mugugnava perché aveva troppi giocatori, adesso sta piangendo per il fatto che ha troppi infortuni, è come a dire che ha pochi giocatori. Una via di mezzo, Gasp? Però sicuramente sono parole dure, parole forti le sue, parole che non devono passare in sordina, assolutamente. E io l'ho detto, non ho visto una reazione, questo è preoccupante, sì, questo è preoccupante. Però la reazione sicuramente deve passare dai giocatori, ma anche lo stesso allenatore comunque sia deve dare una svegliata alla squadra, anche perché l'altro giorno contro lo Sporting, nel primo tempo aveva giocato meglio, ma nel secondo l'Atalanta è crollata, eh? E ha rischiato seriamente di perdere il punto che si è portata via, tanta roba. E oggi, ripeto, fisicamente il Torino ne ha avuto molto di più, ma molto di più. Quindi, ok, magari ci sono anche quelli che non stanno sudando la maglia come vorrebbe il Gasp, però a me sembra evidente che comunque sia l'Atalanta non sia in un bel momento. Poi ci può essere stanchezza, senza dubbio, però ecco, questo andare a puntare il dito in questa maniera da parte del Gasp onestamente non mi è piaciuto. Poi avrà probabilmente le sue ragioni, però questa uscita così a me personalmente non è piaciuta. Avrebbe dovuto parlarne in spogliatoio e con la società, non andare davanti alla stampa a dire una roba del genere, per me. Detto ciò, il Toro, Toro bene, ma a me ragazzi il Toro sta deludendo perché io mi aspetto un Toro come quello che ho visto stasera. Adesso vediamo se riuscirà a dare continuità e dovesse farcela sarebbe molto importante, ma molto importante. I giocatori, ragazzi, li ha, ha una buona squadra. Adesso recupera anche Ricci e poi se riesce a ritrovare i gol di Zapata, tanta roba, anche perché segna veramente poco il Toro, eh? Segna veramente poco. E prima di chiudere voglio fare i complimenti al Toro perché ha raggiunto i 3.000 punti in Serie A, che comunque è un traguardo storico. Io vi mando un forte abbraccio, iscrivetevi al canale, diffondete il verbo, fatemi sapere la vostra. Un forte abbraccio, ci vediamo molto presto. Ragazzi, il Toro ha meno uno dalla Lazio, meno uno dalla Dea. Pazzesco. Ciao.